Va ora in onda Emigrazione in pillole. Definizioni dal dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo. Umberto I, Argentina. Umberto I è una cittadina di poco più di 5.000 abitanti nella provincia di Santa Fe, nel dipartimento di Castellanos. Denominata fino al 1935 Nuova Roma in omaggio alla capitale d'Italia, divenne poi Umberto I in ricordo del re d'Italia regnante fino al 1900, quando fu ucciso dall'anarchico Gaetano Brescia Mozza. Toponimo poi ispanizzato completamente in Umberto I o solo parzialmente in Umberto I con l'H davanti a Umberto e spesso indicato con il numerale. La patrona è Santa Margherita e non è una coincidenza se il nome della regina di Scozia, elevata agli onori degli altari, corrisponde a quello della moglie di Umberto I, la regina Margherita. Reina Margherita è anche una delle località più vicine al municipio, accanto ad altri piccoli centri dal nome italiano, come Colonia, Rocchia e La Maravita. Gli abitanti di origine italiana provengono in massima parte dal Piemonte, giunti specialmente nel 1890 e in particolare da Pancalieri, Torino. Si ricordano ancora i nomi delle prime famiglie: Libra, Rista, Belmondo, Cerato, Berruto, Bonetto, Oddono, Bonino, Girardi, Carlevaris, Garetto, Gonnella, Graglia, Moriglieno, Olivero, Pagnone, Piovano, Graffione. Gli Umbertini sono gemellati con il comune di Faule, provincia di Cuneo, dal 1997. Uno dei ricordi più vivi della tradizione che lega Umberto I alla terra di origine è la festa provinciale della Bagna Cauda, piatto tipico piemontese, che si celebra intorno alla seconda settimana di luglio. Definizione di Enzo Caffarelli. Avete ascoltato Emigrazione in pillole. Definizioni dal dizionario enciclopedico delle migrazioni italiane nel mondo.